E il 29 di agosto noi ci dirigemmo in spiaggia. Oggi sarai tu a occuparti di Futaba. Fai solo in modo che nessun ragazzo ci provi con lei, ok? Ci proverò io allora, Sōjirō. Li manderò via a calci. Vedi di non farti notare, idiota. Se usa il cervello, ok? Va bene, capo. Ehi, possiamo andare? Sicura? Te la senti? È solo una gita, non sottovalutarmi. Hai ragione, scusami. Beh, allora vi lascio andare. Divertitevi, ma fate attenzione. Va bene, Sōjirō. Grazie dell'aiuto. E direzione mare! Andiamo tutti in spiaggia! Episodio estivo! Yay! Oh, bello l'episodio estivo. Caspita. Oh, che caldo! Vediamole! La Madonna! Ciao, Ann! Ma come fa Yusuke a resistere con quella felpa, dai! Lupin! La Madonna! Guardala che arriva! Oh! Dai, Futaba! Dai, tira fuori quel piedino! Ale! È uscita! E diamo il costume? Oh, che carina! Cosa cazzo ti sei messa in testa, Futaba? Ah, vieni qua, cretina! la Madonna! Oh, caruccetta! Oh, che bellina che è Futaba. Stai proprio bene. Ah, grazie. Oh, piccolina Futaba. Futabimba lei. Ah, fa troppo caldo. C'è un sacco di gente qui. Tutto bene, Futaba? Non so se è, se è la scena o voi il tempo, ma è tutto molto più scuro. Sì, ci siete voi con me. È quasi l'ora di pranzo. No, quel calamaro mi fissa. È cotto, non preoccuparti. Non hai mai mangiato un calamaro prima d'ora? È successa una scena più o meno simile con i gamberoni con la mia ragazza. Che io li avevo mangiati e gliel'ho messi di fronte che la fissavano lei. Ti prego, mi stanno fissando. Oddio. Perché non pranziamo anche noi? Ok, vado a prendere qualcosa. Io c'ho il cibo. Mi sono preparata. Mangi quello anche qui. È il mio alimento di base. Come l'avete scaldato? Dovrebbe essere un sapore ormai familiare. Come può essere tanto squisito? Che c'è, Makoto? Non stai mangiando molto. Non ti senti bene per caso? Proprio non capisci, Ryuji? Quando una ragazza è in costume da bagno vuole apparire il più possibile snella. E comunque ti preoccupi troppo. Hai fatto colazione almeno? Mona, non hai il minimo tatto. Allora, adesso che facciamo? Giochiamo un po' a beach volley? Oh, scusate, noi ragazze avevamo in programma di fare un giro sul banana boat. Potevamo noleggiarne solo una da tre posti, scusateci. Un momento, e noi che facciamo? Tenete d'occhio la nostra roba. Col cacchio, perché ci trattate così? Siamo sulle prime pagine dei giornali, meritiamo di meglio. Nel metaverso hanno il loro perché, ma nella realtà, strano, Sanno rubare i tesori, ma non hanno la più pallida idea di come rubare i cuori di una ragazza. Ann, ricordati che sono stato io a praticamente dirti di no. Stessa cosa tu, Makoto, sappilo. Ma, Lady Ann! Dai, andiamo sul banana boat. Oh, scusate, dobbiamo andare. Ciao, divertitevi. Quando avremo finito ci daremo il cambio. Tenete d'occhio le nostre cose. Banana, banana.
Dannazione, proprio non capiscono quanto siamo straordinari. Noi siamo i ladri fantasma, rischiamo la vita. Non siamo mica come i tizi che vedi qui intorno. Non dovremmo potercela spassare anche nella realtà. Non hai tutti i torti, ti dai troppe aree, a me non importa. Rimorchio come un treno. Siamo speciali, amico. Non sei d'accordo, Yusuke? Beh, se la metti così, potresti avere ragione. Ah, nelle altre non lo capiscono perché ci vedono tutti i giorni. Ehi, come facciamo a convincere Lady Anne di quanto siamo straordinari come ladri fantasma? Beh, dobbiamo rubare, tu sai cosa? Il tesoro e i cuori, i costumi da bagno. I cuori? Anne si è presa a gioco di noi. Facciamole vedere di cosa siamo capaci. Capito, devo solo dare prova delle mie abilità anche nella realtà. Dai, andiamo a rubare cuori grazie alle abilità che abbiamo perfezionato come ladri fantasma. Con il fascino che maniamo, sono sicuro che le ragazze ci prenderanno d'assalto. Molto bene, diamoci da fare. Esercitare il nostro mestiere nella realtà non sembra una cattiva idea. Anche Yusuke ha rimorchiato in realtà al, come si chiama, al festival l'altra volta. Solo che le ha cacciate via lui, quindi... Allora è deciso. Quindi, Mona, il tuo incarico sarà quello di tenere d'occhio le nostre cose, ok? Ok, non perdiamo tempo. Ciao, Mona, ci vediamo. Ehi, ma che diavolo, tornate qui, non lasciatemi qui. Sono sicuro che la musica qua estiva l'ho già sentita da un'altra parte, in un altro video. Andate via, coglioncelli. Sciò, sciò, via. Che volete? Ehi! Ciao! Ciao! E io sono il fidanzato. Che figuracce, ragazzi! Ehi, bellissima! Ciao! Ciao! Andate via, coglioni! Ah, scusaci! Andate via, su! Oh, ragazzi! Io potevo rimorchiarmi. Una dottoressa, una professoressa, una modella, la presidente del consiglio studentesco. Cioè, ste qua, dai, sono squinzie. Non so, l'oceano è così noioso. Su col morale. Come se fossi l'unico ad aver fatto un macello. Abbiamo agito come una squadra, no? Avverto una presenza. Una presenza intenta ad osservarci. Per caso qualcuno ci segue. Ehi, forse c'è qualche ragazza che vuole provarci con noi. Diamine, è il ragazzo d'oro dell'altra volta. E ha già il suo piccolo seguito. Gli abbiamo insegnato bene, vero? Voi, oh no. Che ci fate voi qui? A volte bisogna lasciare la città, niente vita notturna, respirare aria fresca, rifarsi gli occhi. Credevo di aver perso il nostro pupillo, invece la vacanza è stata un segno del destino. Oh, cos'è quello sguardo? Non credi nel destino? La scorsa volta ti sei proprio divertito. Non ti sei proprio divertito. Vuoi farci credere di non aver provato nulla, avvolto in tutto quello in quello chiffon? Non credo di aver provato quel che speravate. Oh tesoro, ti capisco. All'inizio sono tutti nervosi, ma fidati di me. Lascerei tutti a bocca aperta. Un'ora di estetista e tre alla boutique e riprendiamo da dove siamo interrotti. Dimmi, sei pronto a rubare qualche cuore? Oh, dobbiamo andare, mi dispiace. Oh, ho detto qualcosa di sbagliato. Ah, che tragedia. Un'altra stella che sfugge tra le dita. Ryujin, Yusuke intanto ha preso e se n'è andato. Ah no, basta trucco. A proposito, dov'è Yusuke? Eravate qui dunque, vi stavo cercando. Oh no, eccolo. Ehi, che ci fai con quelle aragoste? Mentre venivate interrogati, ho trovato questi due magnifici esemplari a metà prezzo. E così ho deciso di spendere quel che rimaneva in tasca. Amico, quando si tratta di soldi sei senza speranze. Un momento, ci stavi guardando e non hai mosso un dito per venirci ad aiutare.
Le mie scuse, ero in trance. Ho posato gli occhi su queste beltà e è stato amore alla prima vista. Non mi sentivo così scosso nel profondo dalla prima volta che Anna è apparsa davanti ai miei occhi. È uno strano paragone. Buon per te! La madonna, quanto siete abbronzati, ragazzi! Siamo qui con amici. Avanti, piccola, non mentire. Che ne dite di un bel giro sulla nostra barca? Faremo anche una festa. Ci saranno un sacco di celebrità e gente del mondo dello spettacolo. Perdonami se non ci credo. Non avete proprio capito, eh? Scusate per l'attesa. Ah, allora è vero che siete qui con gli amici. È quello che stiamo provando a dirvi fin dall'inizio. Non vi annoiate a passare il vostro tempo con dei ragazzini come loro? È molto più interessante che stare con voi. Come dici? Beh, lasciamo perdere. Sono solo un branco di mocciosi. E voi ci stavate provando con dei mocciosi, quindi... Addio, stronzo. Che viscidi. Grazie, ragazzi. Quei tizi non la smettevano di assillarci. Vi siete fatti valere, siamo stati fortunati. Vi siete fatte valere. Brave. Già, non ne potevo più. A ogni modo, dove sono Futaba e Morgana? Oh, quelle sono aragoste! Una per mano! Stavo per chiederlo anch'io. Ci facciamo del sashimi, o magari le arrostiamo. Basta con queste blasfemie. Queste meraviglie servono solo ai fini dell'asprezzamento estetico. Dammi quelle aragoste, voglio mangiarle. No, ti ho detto, devo fare dei dipinti. Oggi abbiamo fatto un sacco di cose. Venire in spiaggia è stata un'ottima idea. Guarda Futaba, dammi quelle aragoste. Poverine. Aiuto, maltrattamento di animale. La madonna. Orca troia. Dovremmo iniziare a deviarci verso casa. Concordo. La mia voce. Concordo. Recuperiamo le nostre cose. Futaba mi è sembrata a suo agio tra la folla. Direi che ha superato anche l'ultima prova. Ehi Futaba, che fai lì impalata? Andiamo a casa. Non voglio, voglio rimanere qui ora. Sapete, per tutto questo tempo ho sempre pensato che mia madre fosse morta a causa mia. Dicevano tutti che ero stata io ad ucciderla. Mi guardavano come se fossi un'assassina. Così ho finito per odiare questo mondo e chiudermi in me stessa. Volevo che mia madre tornasse in vita. A volte mi svegliavo pensando che fosse stato solo un sogno, e invece il mondo era ancora lo stesso. È per questo che tornavo a dormire, e la cosa si ripeteva giorno dopo giorno. Volevo bene alla mia mamma. Volevo essere come lei. Lavorava fino a notte fonda e si svegliava presto per prepararmi da mangiare. L'ammiravo molto. Metteva tutta se stessa nella sua ricerca. E poi mi rimproverava per aver sbirciato nei suoi appunti. Si trattava di scienza psicognitiva, vero? I desideri possono distorcere i mondi cognitivi. Una persona con un mondo cognitivo distorto può accusare disturbi comportamentali nella vita reale. Una volta rimosso il nucleo del mondo cognitivo, questo scompare e con esso le reazioni problematiche. Si tratta dei palazzi, vero? Sì, è il metaverso. Lei ne era al corrente. Prima non aveva senso, ma ora lo capisco, perché mi è successo per davvero. Non facevo altro che pensare alla mia mamma. Ero intrappolata in un labirinto cognitivo. Non riuscivo ad uscirne da sola. Non c'era niente che potessi fare. È per questo che ci hai chiesto di rubarti il cuore. Hai avuto una bella intuizione. All'inizio non credevo alle voci sui ladri fantasma, al fatto che rubassero i cuori. Poi però vi ho sentiti parlare e ho capito che eravate vicini. Ci hai sentiti? Ah, la microspia. Come mai ascoltavi le conversazioni che avvenivano alle Blanche? Dovevo tenere d'occhio Sojiro, assicurarmi che lavorasse davvero. Ma come? Se non è questo un pessimo hobby.
Parlavate di rubare i cuori. Appena ho sentito, ho cominciato a fare salti di gioia. Ho pensato che magari i ladri fantasma avrebbero potuto guarire il mio cuore. Potevi dircelo fin dall'inizio. Non volevo chiedervelo così di punto in bianco. E poi non ero sicura che aveste buone intenzioni. È per questo che sono stata così cauta nel contattarvi. Ho testato più e più volte le vostre reazioni. Già, ci hai proprio dato filo da torcere. Però non parlavi mai con nessuno tranne che con il capo, giusto? Devi essere stata molto coraggiosa per cercare di entrare in contatto con i ladri fantasma. Avevo due buoni motivi. Il primo era la provocazione di Majed. I ladri fantasma erano in difficoltà. Non mi andava giù. Se si fossero sciolti, sarebbe stato un guaio anche per me. Proprio così, eri la nostra unica speranza. L'altro motivo era per quello che avevo sentito dire alle Blank. Sojiro è stato accusato ingiustamente. Dicevano che mi maltrattava. Lo minacciavano affinché dicesse tutto quello che sapeva sulla mamma. Che stronzate. Ah. Faceva troppo male. Così ho pensato: devo salvare Sojiro. Devo fare qualcosa. Dunque per questo che... Ma i ladri fantasma, non pensavo che avreste rischiato così tanto per me. Non pensavo che avreste fatto tutto questo. Mi dispiace per aver dubitato di voi. Ci credi adesso? Sì, è evidente, non siete voi cattivi. Vorrei chiedervi una cosa. Lasciate che mi unisca a voi. Non serve, sei già una di noi. Onestamente, non mi interessa risvegliare i cuori. Voglio solo scoprire cos'è successo a mia madre. Il motivo per il quale è stata uccisa. Uccisa? Era nei suoi appunti. Se il sé del mondo cognitivo muore, il sé del mondo reale perde conoscenza. Coscienza. Parli degli arresti mentali. Per cui il criminale di cui parlava Kaneshiro. Sì, potrebbe essere. Non vorrei approfondire il discorso, ma forse l'ombra di tua mamma era... Non ne sono sicura, ma c'era qualcosa che non andava prima della sua morte. Che vuoi dire? Non rispondeva mai, anche se le parlavo continuamente. E non è saltata in strada, è sembrata più collassare e cadere. Per questo ho pensato che quanto scritto nelle note fosse vero, e ho indagato. Ho letto libri, spulciato tesi pubblicate in rete. Sono anche entrata nei server di vari laboratori di ricerca per consultare i loro dati riservati. Ecco perché sei così brava. Sei una cervellona, davvero. Ma non ho scoperto niente. E non ho trovato nulla sulla ricerca di mia madre. Qualcuno l'ha uccisa e ha fatto sparire la sua ricerca. Sono stati loro, quegli adulti vestiti di nero che mi hanno letto la finta lettera di addio. Non li perdonerò mai. Futaba. Sì, se rimango con voi, credo che scoprirò qualcosa di più su quel mondo. Magari qualcosa che possa portarmi a quegli uomini in nero. Mi unisco a voi per un motivo strapersonale. Per voi è ok? O sarei solo un peso? Se non altro, sai quel che fai, vero Mona? Perché mi guardi così? Stai insinuando che non sono competente? Beh, a dirla tutta, è stata molto più utile lei di te. Ehi, non ti permettere! Stupido gatto! I ladri fantasma sono fatti così, Futaba, ma spero che andremo d'accordo. Grazie! Miau! Lasciamo perdere questi due. Non perdiamo tempo e decidiamo il nome di Futaba. Il cosa? È più bello se ci chiamiamo con dei nomi diversi. Joker, Skull, Mona, Panther, Queen e io sono Fox. Per Futaba, hacker è troppo banale, vero? Mac? PC? No. Facciamola semplice e chiamiamola Tutina. Che disagio, non hai gusto, gatto. Visto? A te viene in mente qualcosa di carino per il suo nome in codice? Glasses, Pharaon, Internet. A me... devo dire che piace Pharaon, ma alla fine so che nessuno di questi tre è quello giusto. Pharaon. No.
La maledizione di Tutankhamon. Futaba, a te piacerebbe? Oracle, con le mie visioni vi guiderò alla vittoria. A me piace. Allora, Futaba sarà Oracle. Non avrei mai immaginato di trovarmi così vicina ai famosi ladri fantasma. Per me è lo stesso. Pensare che tu sia la figlia di una ricercatrice del metaverso, curiosa coincidenza. Allora, andiamo? Già. Sì, torniamo a casa. Oh, Futa bimba, carina lei. Sì, pare che l'incidente di Majed sia stato più efficace del previsto. Questo dovrebbe consolidare ulteriormente l'approvazione pubblica dei ladri fantasma. Concordo, esistono molti modi più efficienti per trarre vantaggio dai ladri fantasma. Il momento migliore per sbarazzarsi di certi inutili rifiuti è ora, che siano collegati a noi oppure no. Cosa starà pianificando questa persona? Chi lo sa? Rieccoti, com'è andata con Futaba? Ho saputo che le stai facendo compagnia, grazie. Di nulla, Sojiro. Oh. Un criminale che usa il metaverso per commettere reati. Non possiamo più ignorare la cosa. Anche perché potrebbe essere lui l'assassino della mamma di Futaba. All'inizio pensavo che fosse responsabile solo del Raptus di cui si parlava. Ma ora sembra che stia anche uccidendo gente. Tecnicamente la gente muore per via degli arresti mentali. Che causa? È quello che succede quando uccidi l'ombra di qualcuno, vero? Già, eravamo preoccupati al riguardo con Kamoshida e Madarame, ricordi? Raptus e arresti mentali. Avrebbe senso se ci fosse la stessa persona dietro. I giornalisti non dicono che le vittime muoiono, per cui la gente sa solo dei Raptus. Quindi è una faccenda seria. Se hai ragione, chi lo sta facendo è un assassino. Gli farò sputare il sangue a forza di pugni. Se suggerirei di muoverci con cautela d'ora in poi. Non sappiamo granché neanche del nostro navi del metaverso. Vero. Chissà perché quella cosa esiste. Un uomo del mio sogno, non lo so. Per me è comunque difficile spiegare, Igor. Chissà se quel criminale usa l'app. Futaba, tu sei l'esperta in questo campo. Ne sai niente? No, mai sentito nulla del genere. Non è nemmeno una vera app. È più un coso misterioso tipo app. Bene. Non è un problema comunque. Ma saprò... Non saprò un granché del navi, ma posso comunque guidarvi verso la vittoria. Vi porterò da qualsiasi criminale stiate cercando. Ma contate su di me. Grande sorella, sei ben più affidabile di Mona. Maledetto Ryuji. Dice sempre le cose peggiori possibili. Sì, è un po' stronzo effettivamente. Ehi Star, tu vivi a Yongen, giusto? Hai presente quel vecchio cinema che c'è là? Beh, pare che la coppia di anziani che lo gestisce sia stata minacciata da degli speculatori immobiliari. Vogliono abbattere il cinema per costruire un nuovo edificio. Non possiamo permettere che caccino quelle persone, vero? Mi sento male per loro. Giusto. Quella coppia di anziani si è spaventata a tal punto che non vogliono più aprire il cinema. Io credo che quel cinema non sia mai stato aperto, d'altra parte, però... Comunque, il nostro bersaglio è un certo Yasuo Ugochi. Cacciamolo via e salviamo quei vecchietti. Può darsi che siano stati dei cambiamenti del memento a causa della faccenda di Majed. Se vuoi andarci ora, è il momento giusto. Parliamone con gli altri a ritrovo. Beh, sono due richieste, potrei farlo. Però quasi quasi aspetterei una terza. Ne abbiamo parlato. So che abbiamo appena finito di parlarne, ma... Ecco una foto delle nostre vacanze. Ecco, esatto. Ma ci sono anch'io. Sembra che ti stessi divertendo, Futaba. Anna ha un certo occhio come fotografa. È così che ci si sente quando si è fotogenici? In genere non vieni bene nelle foto. È senz'altro un ottimo scatto. Già. Questa foto ha persino immortalato la grandiosità architettonica del mio castello di sabbia. Oh, come hai fatto a resistere tutto il giorno con quella felpa? Lo sai solo tu, Yusuke. Se lo dici tu, 243 ore precise precise. Dai, cazzo. Qualcuno disponibile? Sojiro, perfetto. Allora, Sojiro, ce l'ho uno Hierophant? Sì, ce l'ho, perfetto. Allora, Sojiro, hai bisogno di una mano? Oggi è tempo, vero? Dai, dammi una mano in caffetteria. Sento di potermi avvicinare a Sojiro. Perfetto, aiutiamolo. Scusami, e grazie. Di nulla, Sojiro. Tu mi dai il cibo, mi dai il curry, mi dai il caffè.
avrò dei problemi ai reni un giorno, ma va bene così. Oh, i clienti abituali saranno qui a momenti. Ah, tranquillo, ti aiuto volentieri, Sojiro. Oh, è la signora che ci provava. Tu non ti senti mai solo, So-chan? Sei scapolo da parecchio tempo ormai. Hai rinunciato a sposarti? Nel mio rapporto ideale cerco stimoli piccanti seguiti da un confortevole relax. Due cose che posso trovare nel mio curry e nel mio caffè. Tanto mi basta. Trova sempre il modo di eludere le mie domande. È furbo. A proposito, tu che ne pensi della vita solitaria di So-chan? A ciascuno il suo. Faccia il cazzo che vuole. Che modo diplomatico per esprimere disapprovazione. Madonna. A ogni modo, l'unica cosa di cui veramente mi importa nella vita è soddisfare i miei clienti. Non c'è niente che mi renda più felice di vedere la gente venire a rilassarsi qui. Torna presto, ok? Ma doveva ancora finire. Oggi sembrava particolarmente aggressiva, eh? Un altro po' e avrebbe superato il limite. Beh, nella ristorazione è importante saper mantenere la giusta distanza dalle persone. Oh, che palle, sei ancora tu. Proprio non sai quando è ora di smetterla, vero? Ho appena scoperto una cosa molto interessante. Hai tenuto Futaba lontana dalla scuola e dagli amici. Non mi sembra una scelta da bravo genitore. Ah sì? E cosa hai fatto tu per prenderti cura di lei? Sai benissimo cosa ho fatto ed è giusto per me il momento di riscuotere. È giunto. Non essere ridicolo, la vita di Futaba era terribile con te. E poi ti ho già dato la maggior parte dell'eredità destinata alla tutela. Non è sufficiente. Possiamo scoprirlo in tribunale. Chissà chi vincerebbe tra un consanguigno e un semplice tutore. Tu. Senza contare che è quel ragazzino qui con te. So tutto di lui e dei suoi precedenti. Insomma, alla fine abbiamo un genitore che non la lascia andare a scuola e un criminale in casa. Non sembra l'ambiente più ideale per Futaba, o sbaglio? Chiuda il becco, stronzo. Hai qualche problema, stronzetto? Ti denuncerò per minacce. Ehi, non ti mischiare, va di sopra, ok? Sojiro, ho fame! Futaba-chan, da quanto tempo non ci si vede? Io... Futaba! Visto? Proprio come dicevo, ha i nervi a pezzi. Questa soluzione non fa per lei. Sta male solo perché se adesso ci sei tu. Non farmi ripetere, non vinceresti mai in tribunale. Tanto vale che mi dai subito il denaro. Beh, spero che alla fine prenderai la decisione giusta. Ci vediamo. Futaba, forse è meglio se oggi vai direttamente a casa. Ti accompagno. Sojiro. Adesso sta bene. La scena di prima deve averla sfiancata. Ha preso sonno appena arrivati a casa. Quell'uomo è suo zio. Oh! Dopo la morte della madre, Futaba è stata rimpallata tra tutti i parenti. Lui è stato l'ultimo. E l'ha maltrattata, le faceva fare la fame, la costringeva a dormire per terra come un animale. Povera patata. Neanche le permetteva di lavarsi. Quando l'ho saputo, mi sono sentito in dovere di intervenire. Non riuscivo a sopportare che la trattasse in quel modo, così ho deciso di occuparmi io di lei. Già allora lo zio non faceva che lamentarsi di tutte le spese che doveva sostenere. Gli ho dato i soldi pensando che l'avrebbe messo a tacere, ma ora è tornato alla carica. Non capisco come abbia fatto a trovarmi, forse dargli quei soldi è stato uno sbaglio. Era giusto salvare Futaba. Ti ringrazio. Non avrei mai pensato che un giorno saresti stato tu a consolare me. Oh, Sojiro. A ogni modo, è colpa mia se Futaba è rimasta chiusa nella sua stanza. Ma non sapevo come aiutarla. Le preparavo il curry e glielo lasciavo dietro la porta. Se non fosse stato per te, probabilmente a quest'ora saremmo ancora a quel punto. Quindi, se mi chiedessi se merito di essere il suo tutore, la mia risposta sarebbe no. Com'è che si dice? Il sangue non è acqua? Mi chiedo cosa sia meglio per lei. Stare con noi! Ma guardami, sono qui a confidarmi con un tempistello come te. E tuttavia è strano, sai. Per qualche motivo ho voglia di raccontarti queste cose. Oh, Sojiro.
Un vecchiettino simpatico che sei. È come se tu riuscissi a scortare nel mio cuore. Forse c'è davvero qualcosa di speciale in te. Davvero, so giro. Love, love, love. Maestria del caffè. Puoi preparare il caffè che ripristina molti più HP di un alleato. Perfetto. Don. Si è fatto abbastanza tardi. Farei meglio tornare a casa. Sono ancora in pensiero per Futaba. Non stare sveglio fino a tardi, ok? Oh, grazie. Riesco a sentire la gentilezza di Sojiro. Grazie, Sojiro. Grazie a te, veramente. Oh, quanto ti si vuole bene. Ti si vuole veramente tanto bene. Sì, dimmi, Sojiro. Ehi. Futaba si è addormentata. Non volevo coinvolgerti in tutto questo casino. Se posso aiutare in qualche modo, volentieri. No, non devi fare nulla. Il fatto che tu me l'abbia chiesto è abbastanza. E quando parlo con te mi chiedo sempre che sto facendo. Continuo a lagnarmi di cose di cui non volevo nemmeno parlare. Sto proprio invecchiando, eh. Comunque, non ti preoccupare di quel tipo. Farò in modo che di occuparmi io di lui. Continua a prenderti cura di Futaba. Sembra che voi due siate diventati amici. Oh, Sojiro. È tutto. Non scordarti di chiudere prima di andare a letto, ok? A dopo. Oh, Sojiro. Ah, siamo qui sul letto, ciao. Ehi, Phoenix. So che è una cosa un po' improvvisa, ma... Beh, potremmo riunirci tutti alle Blank domani. Sono impegnato domani, perché così all'improvviso? Insomma, agosto è quasi finito. Quel tono preoccupato, non è che deve ancora finire i compiti delle vacanze? Era Morgana, wow, come fa a saperlo? Me lo aspettavo? Comunque, ho già sentito Makoto e gli altri. Conto su di voi per salvarmi nella fellaccia domani. Cazzo. Non posso crederci. Meglio riposarci finché possiamo. Noi l'abbiamo fatti i compiti? Che succede? Siamo nel memento. O forse è solo un sogno. Miau. Ah, cazzo! Quella cosa nera ero io. Non può essere. Io sono umano. Io dovrei... Se ci liberiamo della distorsione nelle profondità del memento, sono sicuro che tutto tornerà ok. Che succede? Ah, scusa, ti ho svegliato. Ha avuto un incubo? Che succede? Ti stavi lamentando. Hai avuto un incubo? Le mie scottature bruciavano e mi sono svegliato. Ho assorbito tutta la luce del sole perché sono nero, capisci? Stai bene? Mi spiace se ti preoccupi in quel modo. A proposito, non è che la cosa mi dia fastidio, eh? Ma ecco, per ipotesi, cosa faresti se scoprissi che sono uno strano qualcosa? Non farebbe differenza se è già strano, è una missione. Non farebbe differenza. A me darebbe fastidio. Se quanto ho visto prima è vero, è il caso che io rimanga nei ladri fantasma. Anche se restassi in squadra, ora come ora sono inutile. Non è niente. Beh, mi sono anche abituato alla mia vita da gatto e questo ripostiglio non è male. D'altra parte, non vedo l'ora di tornare a essere umano e di andarmene. Magari farò una vita di lusso in una città all'ultimo piano. Ma a prescindere da tutto... Tu ipotizzi, ma magari sei povero. Sei come Yusuke. Ma forse rimanere un gatto è meglio che trasformarsi in qualcosa di strano. Non lo so. Abbiamo un patto noi due, vero? Significa che posso stare qui, giusto? Sì, fai come preferisci. Certo che puoi rimanere. Come pensavo. Non dimenticare ciò che hai detto, ok? Sento che il mio legame si sta rafforzando. Oh, Morganino. Cariuccio lui. Arisen rigenerativo, dai. Altri 3 livelli e anche Morgana avrà il suo risveglio. Basta, dai, è ora di dormire. Buonanotte. Che se tu non ti impegni a fare tutti i confidant, l'unico confidant che arriva effettivamente al secondo risveglio comunque è Morgana. Andrà tutto bene, vero? Ah, lo spero, Morgana.
Morgana, a prescindere da tutto, arriva comunque al secondo risveglio. Gli altri, purtroppo... Ah, ho finito. Quanto a me, sono finito. Quando si dice terminare le vacanze estive in maniera prevedibile? Non riesco a credere che tu non abbia aperto i compiti fino a ieri sera. Beh, ognuno è libero di investire il proprio tempo come vuole. Alcuni sono dei casi disperati. Cavolo, mi dispiace. Su, credo che abbia imparato la lezione. Piuttosto, perché voi altri non vi riposate un attimo? Capo, sei la mia salvezza. Vado a fare un po' di spesa, tieni d'occhio il negozio. Il club sportivo ha adottato con taglio aggressivo la kinesiologia per l'allenamento delle squadre, integrando le scoperte fatte in un laboratorio sull'efficienza umana al regime di allenamento a... Oh, ora che ci penso, non c'è un atleta nella nostra scuola che è finita sui notiziari? Un atleta? Intendi forse la ginnasta? Sì, lei! Quella che ha detto di tutti è super carina! Oh, già! Yoshizawa, giusto! Non doveva partecipare alla gara estiva o c'è già stata? Ah, a tal proposito... Makoto? Beh, per caso ho sentito un paio di insegnanti discuterne mentre andavo a scuola l'altro giorno. I risultati della gara di Yoshizawa-san non sono stati esattamente stellari. Capisco. Pare che fossero in molti a contare sul suo successo. Deve essere stata dura per lei. Già. Ma sbaglio, c'è ancora una gara prima della fine dell'anno. Starà di merda adesso, ma se riuscisse a imporsi là, al diavolo ciò che dicono tutti a scuola, no? Oh, ora che mi ci fai pensare. Mi è capitato di imbattermi in Mishima-kun prima di che iniziassero le vacanze estive. Eh? Sembrava molto arrabbiato. Gli ho chiesto cosa avesse e mi ha mostrato alcuni poster riguardanti la nostra scuola su un sito losco. Più o meno dicevano che la scuola vuole scaricare tutti gli studenti modello che la fanno sfigurare. Ehi, un momento. Erano anonimi e a prima vista sembravano i soliti pettegolezzi. Ma e se riguardassero Yoshizawa-san? Chi può dirlo? Comunque, dopo il caso di Kamoshida, la scuola sta tentando di tutto per migliorare la sua immagine, no? Abbandonare gli studenti modello sembrerebbe coincidere con la vera missione della scuola. Non posso escludere la possibilità che facciano una cosa simile a Yoshizawa-san. Scaricano tutte le speranze sugli atleti e se quelli fanno un flop finiscono nella spazzatura, eh? Che sia vero o meno, si tratta di un comportamento estremamente egoistico. Già. Proprio come sospettavo, questa società è piena zeppa di merda. Già, non possiamo sapere cosa accadrà al posto in squadra di Yoshizawa, ma quantomeno possiamo portare avanti i nostri sforzi per scongiurare lo scenario peggiore. Sì, dovremmo proprio aiutarla. E ora facciamo luce su un argomento molto chiacchierato, i casi legati ai ladri fantasma. I ladri fantasma hanno destato scalpore, mettendo a tacere un noto gruppo internazionale di hacker. La loro popolarità ha varcato i nostri confini, attirando l'attenzione dei media stranieri. In molti li descrivono come gli eroi oscuri o i ladri gentiluomini della nuova era. Wow, ma è pazzesco! Allora è vero, tutto il mondo sa di noi ormai. Non male, Morgana, eh? Ah, basta, accidenti. Si parla sempre solo dei ladri fantasma. Chi sono, se siano buoni o cattivi? Ho mal di testa. Sogiro, ti va di uscire con me? Più famosi diventiamo, più i memento si aprono, giusto? Non riesco a togliermelo dalla testa. Ecco perché se non sei riuscito a concentrarti sui compiti prima di oggi, giusto? Sì, esatto. A me sembra solo una scusa. Comunque, me lo stavo chiedendo anch'io. Chissà perché funziona in quel modo. Morgana, ne sa nulla? Non lo so, non ricordo neppure come ho fatto sapere del memento. Non sembra saperlo, non si ricorda. Capisco, allora non c'è modo di scoprirlo. Se continuiamo come ladri fantasma, magari lo scopriremo. La cosa più importante è scoprire l'identità di quel criminale che usa il metaverso.
potrebbe essere la persona che ha ucciso mia madre. Lo troverò, costi quel che costi. Sapete, in certe cose non eravamo esattamente performanti. Ma ora con Futaba non c'è che ci aiuta, abbiamo un sacco di nuove possibilità. Sì, un'ottima aggiunta al team, guadagnata in un modo veramente inaspettato. Oh, mi fate arrossire. Contiamo su di te, Futaba. Molto meglio che venire guidati da un gatto scemo. No, Ryuji, sei stronzo. Non se lo merita, Morgana, tutto ciò. La mia bancarella è Akiyama-kun. Oh, Mishima, ciao. Sono tentato di continuare suo giro, in realtà, invece che Mishima. Perché continuando suo giro, anche lui sblocchiamo il metaverso, se non ricordo male. Ma mi sa che la missione del metaverso di suo giro è una missione automatica. Cioè, è come quando con Mishima siamo entrati nel metaverso per parlare con lui.